filler a base di acido ialuronico sono sicuramente tra le metodiche di medicina estetica più richieste a livello mondiale. Praticamente al giorno d'oggi le case farmaceutiche ci mettono a disposizione diversi tipi di filler con peso molecolare variabile e quindi possiamo dire che abbiamo un prodotto a disposizione ad hoc per ogni area del viso. Quindi passeremo da filler molto più fluidi che potremo utilizzare su aree dove le rughe sono molto sottili, tipo le zampe di gallina oppure il codice a barre. Salendo di peso molecolare avremo filler più compatti, adatti a colmare dei solchi veri e propri, come i solchi nasogenieni o le rughe della marionetta, per arrivare a filler decisamente più corposi o addirittura altri prodotti a base di idrossiapatite di calcio che hanno lo scopo di volumizzare, quindi vengono utilizzati quando ci sono delle perdite di sostanza tessutali, soprattutto a livello delle guance, a livello degli zigomi, dell'area del pregiole e della regione mentoniera. I due grossi campi di interesse nella medicina estetica a livello praticamente mondiale sono i filler da una parte e la tossina botulinica dall'altra. La tossina botulinica viene praticamente utilizzata per le imperfezioni e le irregolarità che riguardano il terzo superiore del volto, quindi ha lo scopo di paralizzare in statica le rughe d'espressione a livello frontale e a livello glabellare. Altra indicazione riguarda le zampe di gallina. I filler invece a base di acido ialuronico o di idrossiapatite di calcio vengono utilizzati nel terzo medio e nel terzo inferiore del volto allo scopo di colmare depressioni, allo scopo di biorivitalizzare o di implementare dei volumi carenti. Se ci troviamo di fronte a delle rughe d'espressione particolarmente marcate a livello della zona frontale o perioculare, quindi adotteremo la tossina botulinica. Nel caso invece ci si trovi di fronte a delle imperfezioni o a segni d'età avanzata a livello del terzo medio e del terzo inferiore, utilizzeremo preferibilmente dei filler che possono essere o a base di acido ialuronico o a base di altri composti come l'idrossiapatite di calcio. Non c'è un limite d'età, nel senso che comunque sia l'acido ialuronico e la tossina botulinica possono essere utilizzati dai 30 anni in poi. È sempre maggiore la richiesta di pazienti anche molto giovani che con lo scopo di ritardare l'invecchiamento cutaneo si sottopongono a sedute periodiche di acido ialuronico che in certi casi utilizziamo anche come biorivitalizzante. La durata dei presidi di ultima generazione è stimabile tra i 6 mesi e l'anno come media. Se usiamo dei prodotti riempitivi di diversa estrazione come l'idrossiapatite di calcio possiamo arrivare anche a dei risultati superiori all'anno. La tossina botulinica anch'essa ha una durata variabile tra i 6 e i 12 mesi e quindi diciamo che è sufficiente un trattamento massimo 2 all'anno per mantenere stabili i risultati.